Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. Secondo appuntamento per la serie di modellismo di quest'anno, in cui vedremo delle passerelle costruite sopra una tubatura. Non perdiamo altro tempo, perché questo probabilmente è il video più lungo, e in realtà questo doveva essere un unico video, ma ho deciso di dividerlo in due parti. La seconda parte la vedrete prossima settimana. In questo video ci dedichiamo alla costruzione delle passerelle su cui poi le nostre miniature dovranno essere appoggiate. Creare le passerelle è la parte più lunga, ma in realtà non è particolarmente difficile. La base di tutto sarà poi la passerella stessa, in questo caso sarà semplicemente un rettangolo di cartone, spesso 2 pollici. È lungo o 3 pollici o 6 pollici, a seconda se parliamo di uno dei pezzi lunghi o uno dei pezzi corti. Come abbiamo visto per le colonne, come abbiamo visto per i video precedenti, prima cosa da fare, prendete il cartone spesso e cominciate a tagliare i pezzi, aiutandovi con la squadretta, forbici di quelle da modellismo. Volendo potete anche usare una taglierina, ma per pezzi così grossi e così squadrati non è necessario. Una volta che la passerella è realizzata, prendete il nastro telato e appiccicatelo semplicemente sopra. Questo darà alla superficie della passerella una texture a griglia che, una volta pitturata, ricorderà una griglia metallica. In un video precedente abbiamo visto un altro metodo per farlo con la rete d'arance. Potete usare anche quel metodo lì, piuttosto vi metto il link a quel video qua su in alto. In questo caso, però, essendo i pezzi sufficientemente piccoli e dritti, questo metodo è molto più veloce. Cominciamo anche a dargli un po' più di texture oltre alla semplice griglia metallica. Questo è un passaggio non necessario, l'ho fatto io per rendere più interessanti, diciamo per rendere più belli i pezzi. Francamente, non mi piaceva il bordo a griglia che sbordava dai lati, quindi ho deciso di creare dei pezzi che fondamentalmente vanno a coprire il finale della passerella. Usiamo il cartone più sottile, anche in questo caso facciamo dei pezzi a U che vadano poi incollati sui bordi. La parte visibile sarà lunga mezzo pollice, poi calcolate quanto è alto il cartone che state usando per costruire le passerelle. Nel mio caso 4 mm, quindi una volta prese le misure basterà poi tagliare il tutto con le forbici. Per evitare che le pieghe vengano frastagliate, io ho inciso con la taglierina i punti in cui il cartoncino deve andarsi a chiudere. In questo modo poi è molto più facile creare delle pieghe regolari nel cartoncino. Essendo questo un pezzo lungo 6, ho anche voluto creare un pezzo, un'interruzione nel mezzo per staccare un po' dalla griglia. In questo caso è una semplice striscia di cartone larga mezzo pollice che attaccheremo poi nel mezzo della passerella. Controlliamo solamente che i pezzi siano stati tagliati nelle giuste dimensioni, perché una volta incollati, staccarli sarà molto più difficile. E una volta che siamo sicuri che i pezzi siano fatti giusti, io per sicurezza ho anche segnato qual è esattamente il centro prima di incollare la parte centrale. Poi prendiamo la colla, in questo caso la colla vinilica non è il massimo, ho preso la colla da modellismo un attimo più forte, mettiamola un po' al centro e sui bordi e poi attacchiamo i pezzi. Qua non c'è niente di complicato, una volta che avete messo la colla su tutte le parti, tenetele un attimo in forma con le mani per assicurarsi che il pezzo faccia per bene aderenza. Una volta che siamo sicuri che tutto è a posto, lo lasciamo asciugare sotto un peso in modo che siamo sicuri che poi rimarrà schiacciato e i bordi non si solleveranno. Non sapete mai dove le cose utili potrete trovarle. Io non avrei neanche pensato a utilizzare questo se non avessi dovuto cambiare negozio per via della quarantena. Comunque, la base della passerella è fatta, ma attorno alla passerella dovremmo inserire delle ringhiere con un minimo di decorazione.
Ogni passerella avrà poi su entrambi i lati una ringhiera che servirà per definire la passerella, per coprire alcune parti del modello, lo vediamo dopo, e in termini di gioco anche per dare copertura agli avventurieri o alle unità che effettivamente staranno camminando su quella passerella. Niente di diverso da prima, prendiamo le misure sempre sul cartone per fare i tagli regolari. In questo caso le ringhiere laterali saranno lunghe tanto quanto la passerella, in questo caso 6 pollici, e alte 1 pollice e mezzo. Ora, in realtà l'altezza della ringhiera sarà solamente di 1 pollice. Ci sarà mezzo pollice che sborda nella parte inferiore, che servirà un po' per riempire di più la sagoma delle passerelle, perché sennò avrebbe veramente tanti buchi vuoti, e un po' per nascondere gli attacchi della passerella alla parte inferiore. Lo vediamo in un passaggio successivo. Una volta ritagliato il pezzo, prendete una delle colonne che abbiamo già realizzato e segnate dove le colonne andranno a sovrapporsi alla passerella stessa, perché lì per convenienza è meglio tagliare via il pezzo. Tecnicamente basterebbe fare una singola fessura per far passare il perno, ma dato che la passerella stessa è larga 2, queste parti in realtà, se i nostri calcoli sono stati precisi, resteranno leggermente accavallate e quindi andranno ad attaccarsi sopra quelli che sono i supporti della passerella. Lasciando dei buchi sarà molto più facile per noi incastrarle. Potenzialmente le ringhiere potrebbero limitarsi a essere dei pezzi di cartoncino dritti poi una volta dipinte, ma sarebbero brutti da vedere e sarebbero superfici troppo larghe. Quindi, come nel caso delle passerelle, aggiungiamo qualche decorazione fatta con il cartoncino più sottile. In questo caso mi sono limitato a qualcosa di molto semplice, un corrimano superiore e poi una fascia laterale che vada a indicare, diciamo, dove finisce la passerella e dove inizia la parte che sborda. Non è sicuramente un passaggio indispensabile, qua dipende dal vostro criterio estetico, decoratela come volete. Magari se siete giocatori di Warhammer potete anche appiccicarci sopra i simboli dei vostri eserciti, o magari se usate questi elementi scenici magari nella vostra campagna potreste farci dei rilievi che riguardano qualcosa della vostra campagna, magari anche appiccicarci semplicemente sopra la roba per spezzare un po' la texture, qua decidete voi. Una volta ritagliato tutto, qua stiamo parlando di appiccicare carta su carta, quindi va benissimo il vinyl, scegliete quale sarà la parte esterna e poi semplicemente appiccicate i pezzi che abbiamo realizzato. Per il corrimano ho usato lo stesso principio che abbiamo usato per fare le parti laterali della passerella stessa, cioè segnare con la taglierina il punto dove dovrebbe piegarsi, in modo che il taglio rimanga poi dritto. Per eccesso di zelo, devo ammetterlo, ho voluto fare anche un minimo di decorazione sulla parte interna. Niente di così esagerato, semplicemente 3 pezzi di cartoncino dritto che poi una volta pitturati potrebbero diventare i supporti alla passerella stessa, delle sbarre metalliche. In realtà semplicemente non mi piace avere aree larghe e piatte contigue. Per realizzare poi il corrimano superiore ho usato lo stesso principio che abbiamo usato per fare i bordi laterali della passerella stessa, cioè fare in modo che ci siano le stesse misure da una parte all'altra, in questo caso 1/4 di pollice. E poi, dove il cartone deve piegarsi, prima di piegarlo ho fatto un ricalco con la taglierina. Qua non dovete fare troppa forza, se no ovviamente tagliate il pezzo, e poi lo piegate in modo che il bordo sia regolare. Per dargli un po' più di superficie ho anche appiccicato dei pezzi in più, e poi semplicemente si attacca con la colla il pezzo che abbiamo appena realizzato e tagliamo le parti che
sbordano. Vi conviene fare i pezzi volutamente più lunghi e poi adattarli dopo, perché per quanto possiate essere precisi, lavorando con un cartone così duro e dovendo fare tanti pezzi, non è così assurdo che ci sia qualche millimetro di differenza tra un pezzo e l'altro, quindi per evitare che poi magari il pezzo sbordi sui lati è meglio tagliare questi pezzi volutamente più lunghi e poi risagomarli una volta che sono stati appiccicati. Ora, al di sotto della passerella dovranno essere appiccicati altri tappi che serviranno a reggere la parte superiore del tubo. Ma bisogna fare anche un minimo di spessore. Qua come fare lo spessore dipende da voi. Io ho preso semplicemente del cartone, ne ho ritagliato dei pezzi. Questi pezzi sono lunghi 2 e larghi 1,5 pollici, che è la circonferenza del tappo, e ne ho fatti dei piccoli sandwich che serviranno poi ad aumentare l'altezza. Qua sto usando un cartone con una singola corrugazione e per fare il mezzo pollice che mi serviva di dimensione me ne sono servite 3. Dipende dalla scala su cui state lavorando, i materiali su cui state lavorando, potrebbero servirvene di più e di meno. Diciamo che l'altezza che queste strutture devono avere è la stessa del bordo della ringhiera che sarà al di sotto. Qua le ho realizzate tutte assieme perché dovendo usare la pistola con la caldo faremo il lavoro tutto in una volta. Ora prendete le varie passerelle e nelle parti dove poi dovranno esserci la parte superiore del tappo appiccicate queste supporti di cartone. Fate attenzione a non farli sbordare troppo di lato, anche in questo caso carta su carta, quindi va benissimo la colla vinilica. Una volta che si saranno asciugati, qua possiamo usare per maggiore resistenza e anche per velocità direttamente la colla a caldo per attaccare le corrimani che abbiamo costruito, le ringhiere che abbiamo costruito al resto della cosa. Fate attenzione che sia la parte interna quella che dovete appiccicare, almeno quella che voi avete definito essere la parte interna. Qua con la colla a caldo basta fare un po' di pressione e si attaccano immediatamente. Questo dà sia maggiore robustezza alla struttura. Ricordate che se queste due cose devono essere usate effettivamente in gioco, non state costruendo plastico, quindi nel caso è sempre meglio farle più robuste di quello che servono, perché non sapete mai se volino per terra, se qualcuno dei giocatori gli tiri inavvertitamente una sberla, e oltretutto dovranno anche supportare il peso delle miniature. Magari qualche altro vecchio giocatore come me ha ancora delle miniature di piombo in cui il peso non è effettivamente così indifferente. Comunque, sempre con la colla a caldo attaccate entrambi i lati. Nel caso abbiate notato che non avete fatto bene i calcoli, come me in questo momento, semplicemente con la taglierina rimuovete il cartoncino in eccesso in modo che formi un angolo di 90 gradi col bordo della passerella, se no poi la ringhiera rimarrebbe storta da un lato. Una volta che avete finito tutto il processo, non c'è bisogno di lasciare asciugare la colla a caldo, fate semplicemente un po' di pressione perché si incolli più rapidamente. Prendiamo i tappi di bottiglia che abbiamo già usato. Io qua mi sto prendendo una delle basi come riferimento per dove dovranno essere posizionati. Come creare le basi lo vedremo nel prossimo episodio, poi se andiamo troppo lungo in questo. Comunque mettete un po' di colla a caldo e poi semplicemente prendete i tappi e appiccicateli sopra facendo un po' di pressione. E per questa settimana terminiamo qui. In realtà ci sarebbe ancora da parlare su come fare le passerelle quando si devono piegare, ma non voglio che questo video diventi troppo lungo, quindi vi rimando alla settimana prossima. Fino ad allora, come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetele nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.